San Marco di Castellabate, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione della terza edizione di Porto in Festa, organizzato dall'Associazione Vivi San Marco con la parrocchia di San Marco di Castellabate e il patrocinio del comune di Castellabate. Per noi stasera è un grande successo, questa è la nostra terza edizione di Porto in Festa e l'obiettivo è il promuovere il buon pescato locale. Con la partecipazione di tutti i pescatori del comune di Castellabate stasera abbiamo raggiunto un enorme successo garantendo un grande servizio, soprattutto quest'anno con la raccolta differenziata. Abbiamo fatto un lavoro unico e io ringrazio tutti i ragazzi che insieme a me stanno aiutando e stanno facendo un lavoro ottimo. Poi ringrazio anche i pescatori perché nuovamente quest'anno con rinnovato entusiasmo partecipano con grande voglia e voglia di fare, di mettersi in gioco per dare al nostro paese un servizio importante. Buonasera innanzitutto, come appunto hai detto era la terza edizione, è andata nel migliore dei modi, però io vorrei ringraziare questo gruppo straordinario di ragazzi, mi riferisco all'associazione San Marco, Vivi San Marco, Vivi San Marco, esatto, che questo, appunto, questo gruppo di ragazzi che danno l'anima per organizzare queste manifestazioni, per far crescere il paese, per far crescere tutti noi. Bravi ragazzi, continuate così. Per quanto riguarda la serata, a dire il vero, visto che nel pomeriggio il tempo si era un attimino ingarbugliato, pensavamo al peggio, invece si è rivelata una serata fantastica. Noi come postazione abbiamo finito nell'arco di un'ora e un quarto, abbiamo finito tutto quanto quello che avevamo preparato, è stato gradito, sono venuti a complimentarci con noi. Per le settezze abbiamo preparato seppie con le patate, prodotto nostrano, prodotto pescato da me, e lo dico con un puntino di orgoglio, come tutti quanti i pescatori che hanno partecipato a questa edizione hanno offerto il loro prodotto. È un bilancio positivo, basta guardare le presenze, il numero di persone, la grande partecipazione che, insomma, che si sta registrando questa sera e poi la particolarità, come possiamo vedere, dell'attività delle barche, cioè insomma, la preparazione a bordo delle barche e che coinvolge tanti giovani, tanti pescatori, insomma, fa di questa serata una serata particolare, singolare da questo punto di vista. Biagio, di dove sei? Di Saviano. A Saviano, allora anche tu qui in vacanza nel Cilento? No, siamo qui per un fine settimana e passiamo... Apposta per Porto in Festa? Sì, apposta per questa. Allora, un giudizio su questa festa? Ottima, davvero, un'organizzazione molto migliore rispetto all'anno scorso. Cosa hai mangiato oltre alla l'ottima anguria? Giuro, stavo per finire con l'anguria, un buon dolce e passiamo la serata. Allora, consigliamo l'anno prossimo ai nostri telespettatori di venire. Senza dubbio, l'anno prossimo miglioreranno ancora, ci sarà un doppio stand per il pesce fritto, giusto? Sì. Va benissimo, allora. Yeah.